Ehi! Buonasera e benvenuti al TG Onesto, che è come Breaking Italy ma senza quel fastidioso accento sardo. Eia, aio, Mirto, Casteddu, vai con le notizie. Elezioni europee, l'idea di Forza Italia, votate Berlusconi, pronta la replica di Elly Schlein. Se volete votare un morto c'è anche il Partito Democratico. E Vannacci in campagna elettorale evoca la decima MAS per raccogliere voti, strizzando l'occhio all'estrema destra e proclamando: fate una decima sul mio nome. Poi si difende: ma quale fascismo? Parlavo della regolamentazione della decima in quanto tassa sul raccolto voluta dai governanti carolingi nell'VIII secolo. Viva Carlo Magno, viva l'impero! Corteo pro-Palestina a Firenze. La Digos perquisisce tra gli studenti caricati dalla polizia. Il reato contestato è di resistenza aggravata. Dagli oggetti ritrovati pare sia emerso che gli studenti stessero pianificando maleficamente di rollarsi i poliziotti. E prima di proseguire vi ricordiamo di iscrivervi al canale, lasciare un mi piace per essere sempre aggiornati e non perdervi le ultime notizie. E ora andiamo avanti col TG. NATO e armi contro la Russia, la Polonia, truppe di Varsavia in Ucraina, Putin deve avere paura. La risposta di Putin: ci stiamo cacando sotto? Il primo paziente con l'impianto cerebrale Neuralink commenta: mi ha reso indipendente, ora vorrei collegarlo a una Tesla e viaggiare da solo. Continua la sperimentazione anche in Italia, dove il primo paziente è bloccato da 2 settimane sul sito di Poste Italiane in attesa di concludere il login. Il tesoretto di una borseggiatrice di Venezia, sotto sequestro una casa e un terreno comprati con i furti. Lei si difende: non ho fatto nulla di male, ce l'avete con me solo perché non sono in lista per le europee. Il 2024 da incubo di Novak Djokovic, mal di stomaco, tremori e nessuna finale alla vigilia del Roland Garros. Il serbo commenta: tranquilli, è che non cago da 2 settimane. Maledetta Alessia Marcuzzi, bifidus acti regolari su una gran ceppa di mi. È tutto per oggi. Ciao. Ciao, che dire di più?